chiariamo questo mistero. Per esempio, l'assolo della canzone del tempo delle mele, Sanderson, mi sembra che sia l'artista, per logica bisognerebbe farlo nella scala qui, in questa scala qui, per logica perché è più comodo. Io però a volte l'ho fatto anche qui. Il suono cambia, però secondo me ogni mano fa quello che vuole. Samba a partire di Santana vedo la maggior parte delle persone partire da queste zone qui. Per logica però bisognerebbe farlo tutto qui, perché la scala è qui. Quindi non importa dove, cioè ognuno deve fare quello che si sente. Io ho visto addirittura chitarristi, beh, live dello stesso chitarrista, live diversi, stesso assolo, fatto in posizioni diverse. Quindi non c'è una regola, secondo me, come tanti chiamano box, secondo me non, no. E questi box servono per semplificare, perché se una scala, per esempio pentatonica, è qui, solo qui, racchiusa qui, ovviamente fai prima a memorizzare l'assolo, perché è più facile, cioè, se invece lo dividi, fai un po' qui, è più difficile memorizzarlo, però il sound magari partendo da qui è meglio. Facendolo qui c'è un suono più tagliente, però sei anche più veloce a muoverti. Qui il suono è più caldo, però sei più lento a muoverti. Quindi non c'è una regola fissa, anch'io, cioè sarebbe bene imparare ogni assolo in tutte le posizioni possibili che ci sono e magari scegliere quella migliore, quella che ci piace di più. Però non c'è una regola. E secondo me la musica non è, cioè c'è chi, ti, che, cioè, chi la vede come tecnica, matematica, numeri e chi la vede come arte. È un po', però d'impatto è arte, quindi è un'arte a cui va messa dentro della matematica, non della matematica a cui va messa dentro l'arte, secondo me.